Parliamo ancora di scuole e andiamo a Santo Stefano di Camastra. L'Istituto Tecnico per il Turismo Florena di Santo Stefano di Camastra, anche se ha attraversato un periodo di difficoltà per effetto di un calo dell'interesse scolastico, non ha deposto le armi. La nuova dirigente, professoressa Saustina Guta, infatti, ha messo in atto azioni e strategie mirate al ripopolamento dell'istituto, interessando e coinvolgendo con una migliore e innovativa offerta formativa le famiglie interessate all'iscrizione dei loro figli. La novità sta nel fatto che, oltre allo studio delle discipline curriculari dell'indirizzo commerciale, con stage ed esperienze lavorative presso prestigiosi musei, facendo tesoro dell'idea del consigliere provinciale Fausto Pellegrino, ha introdotto nel corso l'archeologia. Con il prossimo anno scolastico 2013-2014, gli studenti iscritti al primo anno potranno fruire di un percorso formativo dedicato all'esplorazione del patrimonio archeologico del territorio della Valle della Lesa. Ciò è stato possibile, dice la dirigente, grazie alla possibilità di gestire 20 ore di lezione, utilizzandole secondo il nuovo piano operativo. Anche per le classi successive alla prima, non mancherà l'opportunità di ampliare il bagaglio culturale con informazioni e nozioni relative all'archeologia. Dopo Alesa, ormai nota a livello internazionale, da alcuni anni si è scoperto che anche il territorio stefanese custodisce beni archeologici da portare alla luce, occorrendo però giovani preparati secondo nuovi profili professionali, a cominciare dai tecnici ed operatori di scavo, esperti nella raccolta di documenti e dati e nel restauro dei reperti. Sono previste anche simulazioni di scavo ed esperimenti di archeologia virtuale. L'importanza dei beni archeologici di questo territorio si è evidenziata con l'istituzione nel 2012, presso il Museo della Ceramica di Palazzo Trabia, dell'Antiquarium, alla cui realizzazione molto ha contribuito lo studioso stefanese dottor Vittorio Alfieri, che ha dato la sua disponibilità per la messa in opera del percorso formativo archeologico.